Da un certo punto di vista si potrebbe dire che il regista è uno che sfida il Padre Eterno. Dall'altra, come disse Scola, è uno che deve avere dei buoni collaboratori. Basta questo. La terza cosa è un uomo anche molto solo, perché ci si circonda di molte persone, ma alla fine sconta una certa solitudine. Certamente è un nuovo tipo di autore, cioè è uno che scrive con le immagini e quindi deve organizzare, pensare, premeditare tutto quello che serve per fare il film. È un autore nuovo che si affaccia a un certo punto e che estrae un testo del tutto nuovo, che si chiama film, e che ne è responsabile. Il mondo dei registi si divide in due categorie: chi crede di più all'immagine napoleonica del regista e chi invece ne prescinde del tutto. Quella che poi Renoir diceva lasciare la porta aperta, cioè che in qualche modo pensa che il film abbia anche un tasso di imprevedibilità. Uno è Kubrick, Napoleone, cioè io sottopongo la troupe, gli attori, tutto quel materiale che ho davanti e che ti serve per fare il film, a tutto quello che io penso si debba fare perché ottenga il mio scopo. Se non lo ottengo, non mollo, vado avanti. L'altra dimensione io penso che appartiene di più, io direi un cinema rosselliniano, e che quindi di derivazione rossellina poi ce ne sono tanti, e sicuramente la figura più evidente è quello che oggi si chiama documentarista di creazione, che è un regista tout court, ma che per esempio appunto gioca con la realtà e in qualche modo se ne fa sorprendere. Per me, per esempio, che facevo parte di una generazione che aveva già proprio una sigla a battere i maestri, invece ho avuto un incontro fortunato con i maestri, quindi io probabilmente ne avevo bisogno, perché me li sono andati anche a cercare. Cioè, mi sono andato a cercare Sciascia, che a Palermo era l'unica persona che poteva darmi quello che volevo io e che mi aveva attratto con la sua scrittura e che anche nei modi però corrispondeva a qualche cosa che io non ho mai più incontrato, cioè una figura che pur avendo in quel momento in cui io l'ho incontrato già una notorietà enorme, aveva questa cosa proprio di farti sentire uguale, cioè un'amitezza che è della grandezza. E quindi questo desiderio di trasmettere non era legato a nulla di paternalista. E questo è proprio una struttura del carattere di Sciascia che gli impediva veramente il potere. La stessa cosa, con caratteristiche diverse, è stato il rapporto con Rosi, perché invece lì era proprio una questione appunto di metodo, e Rosi invece era, come Visconti, uno che aveva fatto una scuola di cinema e in qualche modo la riproduceva, grande rigore, grande senso gerarchico. Io la mattina mi salutavo appena e poi invece l'ultimo giorno mi disse, mi aspettò davanti all'ascensore di questo hotel di Matera, dove avevamo girato Cristo si è fermato, e poi mi disse, tu sei uno dei nostri, ti posso invitare a pranzo? E da quel momento siamo diventati amici, ci sentivamo ogni giorno. Nel caso di Rosi c'era l'idea che il cinema dovesse in qualche modo essere un attore del cambiamento sociale, del cambiamento politico. E questo è uno sguardo molto importante. Non significa niente, poi magari si fanno brutti film, nel suo caso no, ho fatto film meravigliosi, non sono le buone intenzioni che salvano il cinema, però quello può far scuola, cioè l'idea che il cinema debba fare un ponte tra l'immaginazione e la realtà, questo per me è la cosa fondamentale. L'idea che tu fai dei film e che devi trovare sempre un punto di conflitto con la realtà da cui parti e anche un certo modo di fare una danza con la realtà, quindi la suggestione di prendere un argomento che fa parte anche diciamo, di un dibattito, di una cosa presente nella sfera politica, nella sfera morale, ma di doverlo riportare a qualcosa di sorprendente, di restituirlo a qualcosa che ti fa capire insomma, quell'aspetto un po' magico dell'arte, per cui te la fa riconoscere in un altro modo quella cosa, ecco. E da questo punto di vista è rimasto inalterato.
anzi, direi che si è in qualche modo rivelata fondamentale. Sicuramente io ho un grandissimo debito e sento proprio una grande stimolo nell'immaginazione di Bertolucci. Sicuramente è un regista che ha contato moltissimo per me, nel senso che, come dico io, è un regista del romanzesco. Ma se dovessi dire chi lo accentua ancora di più, quindi è diventato per me un regista con cui dialogo, con cui mi è Sorrentino. La dimensione del regista, quello che dicevamo, di articolare un discorso puramente visivo, che però ha a che fare con la penombra, cioè che ha a che fare con quello che non si vede. Quindi da un lato c'hai inquadrature sempre molto mosse, dove c'è una quantità di roba. Nello stesso tempo ti rendi conto che a lui interessa il vuoto e quello che sta dietro. Mi rendo conto che come regista mi attrae, cioè è un regista che mi sorprende, ecco quello che mi aspetto dai registi.